Una petizione è un progetto ideato dagli stessi cittadini per la riqualificazione della discarica di Via De Roberto, sita nel quartiere Poggio Reale al di sotto dei viadotti stradali. Sono queste le proposte del Movimento 5 Stelle, che è tornato sul luogo per verificarne le condizioni, con la presenza di Roberto Fico, onorevole alla Camera dei Deputati e presidente della Commissione di Vigilanza della RAI, e della consigliere regionale Valeria Ciarambino, attuale capogruppo della compagine 5 Stelle. Via De Roberto fu la prima discarica abusiva visitata dal movimento quando si decise di effettuare un sopralluogo dei luoghi di degrado a Napoli e provincia. All'indomani del primo consiglio regionale, i 5 Stelle decidono di puntare ancora una volta sulla tutela dell'ambiente e del benessere sociale. Ascoltiamo Fico e Ciarambino ai nostri microfoni. Chiediamo delle cose molto semplici, una bonifica ambientale, come possiamo vedere qui dietro è pieno di rifiuti buttati così e lasciati incustoditi, devono essere presi e bonificata l'area, bisogna mettere le telecamere di sorveglianza e bisogna riuscire a riparare tutte le aiuole che qui ci sono e fare un mercato rionale collegato con i mezzi pubblici con gli altri due mercati di quartiere di Poggio Reale, così creiamo una sinergia anche tra mercati rionali e potremo qui la domenica riqualificare anche in forma artistica tutta quest'area. Guardi, questo è l'esempio di quello che il Movimento 5 Stelle è. Qui ci sono attivisti che da anni denunciano questa situazione all'amministrazione e fanno proposte. Ci sono stati qui i nostri parlamentari anche in passato, oggi torniamo perché la situazione è rimasta invariata. Noi chiediamo anzitutto una bonifica di quest'area. Questo è il segnale forte del degrado in cui vengono lasciate le periferie. Nelle periferie si accumulano solo rifiuti, si accumulano inceneritori, biodigestori anaerobici e non si fa niente per garantire una dignitosità alla vita delle persone che qui abitano. Lo fanno i cittadini, lo fanno gli attivisti del Movimento 5 Stelle. La nostra proposta è di bonificare e anche di rendere quest'area, di darle una bellezza, una veste nuova attraverso un evento che si chiama Riqualificart, che utilizza la street art per restituire bellezza a questo luogo così degradato.